Grazie, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con voi ed è una bellissima giornata grigia, di quelle che piacciono a me perché fuori piovigina. Non piove fortissimo, però insomma sapete che io amo la pioggia, amo i cieli grigi. A differenza di tutte le altre ragazze e ragazzi che registrano video qui su YouTube, io amo registrare video quando fuori il cielo è molto grigio. Quindi se vedete questa luce un po' così, insomma, pazientate, però sappiate che io sono contenta. Comunque ragazzi, questo è un video haul. Vedete qua il sacchettone di Tiger, perché sono tornata finalmente da Tiger dopo tipo un mese e mezzo, se non due mesi che non ci andavo. Ho deciso di inserire in questo video anche le altre cose che ho preso di cancelleria e cartoleria, però queste le ho acquistate su AliExpress e qualcosa all'Esselunga, perché sì ragazzi, hanno messo un reparto cartoleria molto interessante all'Esselunga. Comunque ne parliamo dopo. Adesso vi faccio vedere che cosa ho acquistato da Tiger. Qui c'è lo scontrino, quindi posso dirvi i prezzi. Iniziamo proprio da una casa di cartoleria. Ho comprato questi pennarelli, guardate che belli che sono, li ho visti in diversi video qui su YouTube, assolutamente, li volevo prendere anch'io perché sapete che mi piace decorare l'agenda. Tempo fa avevo fatto il video sulla mia postazione studio, sulla Filofax, sapete che io amo queste cose. Questi sono tre pennarelli, vedete qua, e sono uno viola più scuro, uno lilla e uno rosa. In particolare sono i numeri 51, 54 e 57. Qui dietro c'è scritto che si chiamano pennarello doppio. Ragazzi, ho capito adesso che hanno due punte. Io pensavo fossero dei pennarelli semplicissimi con un tratto grosso, tipo quello degli evidenziatori, però insomma coprente. Invece da questa parte, vedete, dovrebbero avere la punta più fine. Quindi direi che adesso li proviamo insieme, così ci togliamo il dubbio. C'è un bel lì seduto a Buddha, cioè ve lo farei vedere, perché veramente lui si siede in una maniera assurda. È una caratteristica dello Scottish Fold sedersi proprio come un uomo, no? Questi gatti hanno un corpo particolare perché sotto sono cicciotti, cioè ha due cosciotti che gli permettono di sedersi e stare con le zampine appoggiati come se fosse un tavolo, invece sono appoggiati sulle loro cicce. Se riesco vi inserisco qua una foto di come è seduto Umber in questo momento, ma si siede sempre così, quindi potrei fargliela in qualsiasi momento della giornata. Eccoli qua i pennarelli, ma sono bellissimi ragazzi, cioè sono fatti proprio bene, una bella plastica. Direi di provare quello rosa, il 51. Allora sì, sono doppi. Da questa parte hanno il pennarello così, che sembra proprio un evidenziatore perché non è coprentissimo, quindi vedrò se usarli come evidenziatore. Mentre dall'altra la punta è molto più sottile. E sì ragazzi, cioè guardate qui, sono bellissimi. Sì, questa è una carta un po' patinata, quindi il tratto non si vedrà benissimo, però li proverò meglio. Per ora la prima impressione è ottima. Il costo è 3 euro, però insomma sono 3, quindi 1 euro a pennarello. Ragazzi, mi sa che andrò a prendermene degli altri, e se voi li avete già provati scrivetemi sotto che colore mi consigliate. Poi sono stata attratta da una cosa stranissima che non avevo mai visto. Sono questi portachiavi a forma di cuore e sono da creare, quindi è un DIY che magari vi farò, se vi può interessare potremo provare a crearli insieme con delle foto. Sono tre portachiavi a forma di cuore trasparenti, dovrebbero venire così, quindi fatemi sapere sotto se vi può interessare. Comunque questi tre portachiavi costavano solamente 1 euro, quindi un prezzo veramente basso. Poi ragazzi, voi sapete il mio amore per il rosa e per le pochette, e quando ho visto questa, cioè ho detto wow, è stupenda, la devo assolutamente prendere. Ci sono parole per descriverla, ha tutte le caratteristiche che cerco in una pochette. Allora, è bella larga, vedete, quindi ci possono stare, non so, o il make up, o comunque la potete usare come astuccio, insomma, se andate a scuola. Secondo me è molto carino anche come astuccio. La cosa bella, oltre il colore, è un po' un rosa antico, ma la cosa più bella è che è di velluto, cioè il tatto è morbidissimo. Poi all'interno, vabbè, adesso c'è ancora la carta, però possiamo vedere insieme com'è. Vedete, è tutto foderato di rosa, quindi anche se magari mettete dentro, non so, lo spazzolino da denti o qualsiasi cosa liquida, il fatto che sia foderato con questo materiale fa sì che anche se i liquidi si disperdono non lo rovinate del tutto. Questo l'avevo visto già un po' di tempo fa, però non mi decidevo a prenderlo perché lo vedevo soltanto nero. Quando l'ho visto di questo colore ho detto ok, lo prendo. E ci dovrebbe essere anche la dimensione più piccola, che però io non ho trovato rosa, e se la troverò forse la prenderò. E poi quello di dimensioni più grosse, un vero e proprio beauty case. Questo si chiama pochette da bagno ed è costata 4 euro. Poi ragazzi, ho preso una cosa che quando il mio ragazzo l'ha vista ha detto mettilo via, lo volevo buttare via, io gli ho detto no dai ti prego, quindi lo tengo in macchina.
E sto parlando del famosissimo unicorno peluscioso, cioè praticamente è un peluche a unicorno, cioè guardate che carino che è. Questo c'è da Tiger già da un po' di tempo, però io nel Tiger, quello in via Meravigli, non riuscivo mai a trovarlo. Questa volta sono stata in quello di Cadorna, che tra l'altro è anche un pochino più vicino a casa mia, se ci vado a piedi ci impiego un quarto d'ora. E insomma, e lì c'erano, e c'erano tutti i colori, quindi l'ho voluto prendere. Credo che lo metterò effettivamente in macchina, dove ho già altri pupazzi. Magari prima o poi, se vi può interessare, vorrei farvi un video un po' strano che non ho mai visto qua su YouTube, che è il cosa c'è nella mia macchina, perché potrebbe essere carino. Tornando al pupazzo, cioè è bellissimo, guardate, tutto rosa, poi è morbidissimo. Le ali, il corno e i piedini sono fatti di un materiale diverso. Guardate che belli gli occhi, sono abbastanza realistici. Ho paura di essere attaccata da Hummel perché adesso l'ha puntato. Non mi stupirei se adesso da un momento all'altro saltasse qua sul divano. Comunque quello è costato 5 euro. Altra cosa di cartoleria che ho preso sono i post-it, questi qui fatti a buffetto. Hanno fatto una nuova versione perché io tempo fa trovavo quelli tutti colorati e questi piacciono tantissimo anche al mio ragazzo, infatti me li ha finiti praticamente tutti lui. Non c'è scritto quanti sono, però insomma sono di due tipi, ci sono questi sul grigio e questi sul beige. Hummel, eccolo qua. Sì, questo set costava solamente 1 euro, cioè Hummel è arrivato a fare conoscenza con l'unicorno. Eccolo qua Umi, ciao! Ragazzi, è tornato Umi, un po' ingrassato, perché questo micione continua ad ingrassare. Eccolo qua Umi, guarda! Sì, potrei lasciarlo come giochino Hummel, però me lo distruggerebbe in un attimo, perché lui tutti i pupazzi che ha, non so, gli stacca la testa, tipo ha due orsetti e sono tutti e due senza occhi, quindi... Guardateli, cioè, non trovate una certa somiglianza. Poi ho comprato due snack che però, ragazzi, non sono arrivati interi a questo video, purtroppo li ho assaggiati già prima. I primi sono questi waffle sticks, dei waffle ricoperti di cioccolato, però in formato tipo cioccolatino. Adesso ve li faccio vedere, però non li mangio perché veramente ne ho mangiata a metà scatola in un giorno, ragazzi. Sono molto buoni, però secondo me è un po' dolci. Però io preferisco il cioccolato fondente, quindi se amate il cioccolato al latte questi vi piaceranno di sicuro. Sono fatti così, all'interno è tipo wafer, non è proprio waffle, è tipo un wafer, sono ricoperti di cioccolato. Questi mi sento di consigliarveli, sono in un pacchetto da 140 grammi e vengono 2 euro. L'ultima cosa che ho preso da Tiger è questo riso soffiato ricoperto di cioccolato. Praticamente sono delle gallette di riso soffiato, cioè mamma mia che profumo ragazzi che hanno, queste qua sono top. Sono delle gallette di riso soffiato, vedete qua, ricoperto di cioccolato, e io ovviamente ho scelto quello fondente perché mi piace di più questo, e mi piacciono tantissimo, tant'è che in un giorno, oltre a mangiarmi in mezza scatola di quelli, mi sono mangiata anche 3 di queste all'interno di questo pacchetto, che tra l'altro è carinissimo, cioè guardate che disegnini. Ma ce ne sono soltanto 6, vengono soltanto 1 euro, quindi diciamo che il prezzo è abbastanza adeguato. Adesso passo a farvi vedere le cose che ho comprato su AliExpress. Io compro tantissimo su AliExpress. Sono accorta che ultimamente ho ordinato solo cose di cancelleria, e quindi perché non inserirle in questo video? Sicuramente tantissime di voi che stanno guardando questo video sono cartopazze, amano tantissimo le cose di cartoleria e cancelleria come me, e quindi magari sono felici di vederle. Io mi sono assegnata i prezzi delle cose che vedrete su questo quadernino, però su AliExpress ogni giorno i prezzi variano in base al cambio, quindi ve lo posso dire indicativamente, però magari quando lo vedrete voi il prezzo sarà aumentato oppure diminuito, oppure sarà in offerta quel giorno. Comunque vi lascerò il link sotto, ovviamente, se questi prodotti sono ancora disponibili. Innanzitutto vorrei parlarvi di un set di penne da 10, però io qui ve ne mostro soltanto 4 perché gli altri li ho dispersi un po' per casa, un po' nelle borse, perché mi piace avere una penna almeno in ogni borsa. Sono delle penne tipo pennarellino e sono veramente stupende. Il tratto è ottimo, per esempio questa qua con tutti i cuoricini. Qui in alto vedete il colore, tra l'altro hanno anche dei nomi, per esempio questa si chiama Red Happy Day. Questa è rossa e vi faccio vedere il tratto. Vedete qua, è un tratto sottile, pennarellino, scrive bene. Queste penne si trovano in un set da 10 e sono una diversa dall'altra, sia per il colore sia per il packaging esterno. Vedete questa qua che è blu, che si chiama Blue Happy Day, ma forse si chiamano tutte Happy Day, cioè c'è il colore poi trattino Happy Day. Comunque questa qua che è blu è bellissima perché ha tutte queste righe azzurre e blu. Poi abbiamo questa light green, poi classiche nere e blu,
Sono 10, sono tutte diverse, scrivono bene. L'unica cosa che nel pacchetto da 10 me ne è arrivata una che non era scrivente, però io non sono stata lì a aprire la contestazione perché le altre funzionavano benissimo. Secondo me queste penne sono carinissime, in qualsiasi cartoleria qui in Italia magari le paghiamo tipo 2-3 euro l'una, e vi dico che il set da 10 da questo venditore, che tra l'altro è stato anche abbastanza veloce perché in circa un mese e mezzo mi è arrivato tutto, sì, mi sembra che ci abbia messo un mese e mezzo, però ci sono alcuni oggetti che per esempio mi sono arrivati in 2 mesi, alcuni in 2 mesi e mezzo, quindi diciamo che un mese e mezzo è ancora un tempo tollerabile. Poi da un altro venditore ho preso questo astuccino, che è una cosa deliziosa perché guardatelo, tanto è tutto bello plastificato, non è grandissimo, sarà 20 cm per 5, è tipo una bustina più che un astuccio. Io in questo momento ci ho inserito del make up da borsetta, però insomma lo potete usare benissimo come astuccio. E la cosa bella è che è fatto come una confezione di biscotti al burro, proprio i cookies, infatti c'è scritto butter cookies, guardate che carino. E mi sembra che ci fosse anche con le patatine, infatti io mi sa che lo ordinerò anche nell'altra versione perché è troppo troppo carino. E questo, ragazzi, io l'ho pagato 2,51 euro, però ho visto proprio ieri che è in offerta a 1,36 euro. Non so se quando vedrete questo video avrà ancora lo stesso prezzo, però per 1,36 euro, cioè, è veramente carinissimo. Tra l'altro la zip funziona molto bene, quindi anche questo io ve lo straconsiglio. Dallo stesso venditore ho preso dei post-it e sono questi qua azzurri con l'orsetto sopra, vedete, come se ci fosse un orsetto appoggiato. Ci sono questi un po' più grandi e questi 4 più piccoli. L'orsetto sopra è sempre diverso, sono molto carini, poi si possono chiudere, vedete, sono fatti così, lo potete richiudere. E questi vi arrivano random, nel senso che voi non potete scegliere il colore, a me sono arrivati azzurri, però possono arrivarvi rosa, possono arrivarvi gialli, verdi, insomma vi lascio il link sotto così potete vedere. Io li ho pagati 86 centesimi. L'ultima cosa che ho preso da AliExpress è un'altra pochettina, però questo qui è più un portamonete che io utilizzo per inserire i fazzoletti in borsetta, e non so se notate una certa somiglianza con un mino, perché questo nella foto è uno Scottish Fold, non è Hummel, però è un altro Scottish Fold e gli somiglia veramente tantissimo. È fatta molto bene, ha anche la linguettina fuori e spesso Hummel la tiene fuori, quindi insomma la somiglianza è straordinaria. E io l'ho già utilizzata, ho inserito dentro dei fazzoletti, la zip funziona molto bene. Ovviamente quando vi consiglio qualche cosa da questi siti, vabbè, in questo caso li ho comprati io, però se in futuro dovessero esserci magari delle collaborazioni con dei siti asiatici, vi dirò la mia opinione sincera, cioè non vi consiglierei mai una cosa che poi andate a comprare e fa pena. Mi sono anche arrivate delle cose brutte da AliExpress e quelle sicuramente non ve le mostro. La pochettina gatto viene 1,45 euro, comunque anche di quella trovate il link sotto. Il video non finisce qui perché vi voglio mostrare anche tutti i quadernini che ho comprato in un negozietto cinese qua vicino a casa mia. Ho fatto una follia, cioè ho comprato 4 quadernini tutti in colori diversi perché ne avevo comprato praticamente solo uno. Poi sono tornata a casa, ho visto la fattura, ho visto che era fatto veramente veramente bene, cioè guardate che carino, è un quadernino piccolo perché sarà secondo me un 8 cm per 5, non credo di più. E all'interno è fatto così, tipo agenda, cioè voi potete scrivere la data, potete utilizzarlo anche come diario volendo, potete inserire tutte le date e usarlo come agendina. È carinissimo perché oltre ai pois che sono glitterati e questo sfondo insomma tutto glitterato però tinta unita, c'è una miniature Eiffel, non so se potete vederla, c'è scritto Walking in Paris, è veramente delizioso. E era disponibile in 4 colori e li ho presi tutti e 4 perché, ragazzi, cioè costavano 1,20 euro ciascuno. E in effetti ho fatto bene perché quando ci sono tornata di recente erano andati praticamente a ruba, ne erano rimasti pochissimi. Comunque ho preso quello azzurro, questo qua verde e questo qua che è il mio preferito in assoluto, che è questo colore senape. Mi piace avere sempre tanta cancelleria a disposizione e non vi nego che un po' sono anche collezionista, diciamo che sono un po' malata di cancelleria. Comunque questi 4 quadernini pagati 1,21 euro. E sempre in quel negozio ho comprato anche questi 2. Si venivano 1,65 euro e sono una cosa indescrivibile. Questo che è il mio preferito è tutto argentato e qui c'è scritto Happiness Diary, quindi lo potete utilizzare come diario, come l'altro al datario, cioè qui in alto potete scrivere la data, il giorno.
però questo non è diviso a metà come le pagine di quelli più piccoli, si può utilizzare come un vero e proprio diario. L'ho trovato un'idea carina anche da tenere di scorta, perché a me piace scrivere il diario, e quindi ho preso questo qui argentato e questo qui tutto glitterato fucsia, cioè veramente una cosa spettacolare, sono bellissimi. Ne ho presi due, è vero, ho esagerato, però considerate che in parte mi sono trattenuta perché c'erano molti altri colori, c'era verde scuro, c'era color senape, c'era blu. Diciamo che con i quaderni sono a posto per un bel po'. Le ultime cose che vi voglio mostrare le ho prese all'Esselunga. Da poco nell'Esselunga dove vado io hanno messo un reparto cartoleria serio, ben fornito, e spesso, come fanno anche per gli altri prodotti, ciclicamente fanno gli sconti, e proprio la settimana scorsa c'era il 30% su tutte le cose di cartoleria e io ho voluto prendere un'altra agendina, ragazzi, però questa è fatta in modo diverso dalle altre, un notebook con la copertina rigida cartonata. Adesso ve lo apro, poi lo richiudo perché in questo momento non ho intenzione di usarlo. Questo ovviamente è una carta di una qualità superiore rispetto a quelle dei cinesi, però io non li compro spesso perché sono quaderni costosi, cioè questo qua era apprezzato più di 5 euro, però col 30% di sconto l'ho pagato sui 3 euro e qualcosa, quindi l'ho voluto prendere. C'era così e nero, e la cosa bella è che qui di lato, vedete, c'è lo spazio per inserire la penna, e io pensavo di inserire proprio una delle penne che vi ho mostrato prima. All'interno questo non ha il datario, è semplicemente un quaderno a righe, sono 70 grammi e 160 fogli, e poi vedete qui c'è scritto rigato. Mi è piaciuto per il colore, per la dimensione e soprattutto per la qualità della carta. Se vi piace andate all'Esselunga a vedere se lo trovate ancora. L'ultima cosa che ho preso sempre all'Esselunga, e questa veramente mi serviva, è un set di evidenziatori della Faber-Castell. Sono 8 evidenziatori, ce ne sono 2 gialli, 1 verde, 1 azzurro, ma è un po' un azzurro pastello, e poi abbiamo 3 diverse tonalità che vanno dal fucsia all'arancione, e poi ce n'è un altro giallo. Gli evidenziatori della Faber-Castell sono ottimi, e quindi quando l'ho visto sconto al 30%, anche questo l'ho pagato sui 3 euro, meno di 4 euro, e sono 8 evidenziatori, insomma l'ho voluto prendere al volo. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, vi abbia dato degli spunti se siete amanti di cartoleria. Mi raccomando, se decidete di ordinare da AliExpress, pazientate perché le cose vi arrivano, e se non vi arrivano potete aprire comunque la contestazione, il sito poi vi rimborsa. Niente ragazzi, vorrei farvi salutare anche Hummel, però sta dormendo lì sul divano, quindi vi mandiamo un bacio, un abbraccio, e se volete ci vediamo al prossimo video.